Gli operatori di luce sono protetti, di Monique Mathieu, 30 gennaio 2021, traduzione Marina. Ci sono esseri di luce la cui missione è di aiutare tutti gli operatori di luce, tutti i ricercatori della verità, tutti coloro che si impegnano con amore e fiducia in se stessi e nel futuro del mondo. Tutti questi esseri hanno un aiuto immenso. In cosa consiste questo aiuto? A livello dei vostri fratelli galattici è un aiuto nella materia, perché aiutano gli esseri incarnati, come certi capi di governo o altri, nella loro missione, che ne siano consapevoli o meno. Sono consapevoli di una parte dell'aiuto, ma non sono consapevoli di tutto l'aiuto che ricevono, perché lo ricevono a livello dell'inconscio, durante il sonno e così via. Così come tutti possono sperimentare profonde trasformazioni a livello delle vibrazioni e della coscienza durante il sonno. Questo accade sempre più in ognuno di voi, anche se non avete assolutamente alcun ricordo dei vostri sogni. Nell'assoluto, ma veramente nell'assoluto, il tempo del regno delle tenebre su questo pianeta è contato. Tuttavia, per ora, poiché tutti coloro che servono la luce sono in minoranza, dobbiamo aiutare ancora, ancora e ancora, e non dobbiamo rivelare completamente l'aiuto che diamo a coloro che lavorano nella materia, per diverse ragioni. Perché dal momento in cui siete operatori di luce, come lo sono i grandi capi di governo, siete umani e avete accesso solo a una parte di tutto ciò che fate. È come per il nostro canale. Vi daremo una semplice spiegazione. Il nostro canale ha scelto di realizzare questa missione da molti anni. Lo fa con il cuore. Ma si spiega che lo fa come se fosse spinta da qualcosa che è al di là di essa. Così, per alcuni presidenti è lo stesso. Fanno quello che devono fare con la loro coscienza, ma sono sopraffatti da una forza che li spinge affinché possano realizzare ciò per cui sono venuti. È qualcosa di invisibile, è qualcosa di praticamente inspiegabile. È come se gli esseri non potessero sfuggire alla loro missione. Una parte della loro missione gli è nascosta, perché se conoscessero la totalità della loro missione, poiché sono comunque umani, potrebbero non voler andare fino in fondo alla loro missione, perché ogni missione richiede un investimento molto importante, un investimento a livello dell'individuo, a livello di superamento di se stessi. Perché è molto più facile vivere una vita relativamente semplice, facile e così via, che investire costantemente se stessi per gli altri, rischiando la propria vita. Apriamo una piccola parentesi. I veri operatori di luce sono immensamente protetti, soprattutto nel tempo presente. Quindi, che si tratti di ognuno di voi o dei governanti di certi paesi, dal momento in cui rimarrete totalmente integrati nella missione che è vostra, sarete sempre molto protetti. Ma se vi allontanerete, la protezione sarà minore o non ci sarà più protezione. Quindi, per tornare a quello che c'è nel vostro cuore, nei vostri pensieri, sugli avvenimenti del mondo intero, nulla è finito. Al contrario, c'è come una pausa momentanea, vale a dire che tutto va a posto nel visibile e nell'invisibile. Non ci deve essere la minima crepa nel piano, la minima interferenza, per cui gran parte del piano non sarà rivelata fino a quando il piano non sarà realizzato. Il piano si sta realizzando, siatene certi. Non possiamo darvi i dettagli che desiderate, perché non vi servirebbe a molto, perché non capireste lo sviluppo. C'è un'enorme griglia che tocca tutta la Terra e ben oltre.
perché, come abbiamo già spiegato, anche su alcuni dei pianeti del vostro sistema solare ci sarà una grande pulizia da fare. Questo piano è gigantesco. I vostri fratelli galattici e gli esseri di luce devono affrontare diversi fronti. Il fronte umano, il fronte non umano, il fronte degli esseri che non appartengono alla Terra ma che hanno un terribile potere di distruzione. Quindi dobbiamo affrontare gli ostili, dobbiamo affrontare coloro che inconsciamente o consciamente li servono. Dobbiamo affrontare tutti quegli esseri che per ragioni di denaro o per ragioni X non vogliono la venuta del nuovo mondo. Dobbiamo affrontare delle lotte che percepirete sempre di più, che hanno luogo nella vostra stratosfera, nel vostro sistema solare, con entità non umane che non hanno più nulla a che fare con il vostro sistema solare. Quindi ci sarà un'enorme pulizia, potete starne certi. Non possiamo quindi, così come presidenti di questo o quel paese che lavorano per la luce non possono, svelare il piano iniziale, perché loro stessi non lo conoscono nella sua interezza. Certamente accadranno cose meravigliose in questo anno 2021. Accadranno anche cose molto difficili. Ma lo diciamo ancora una volta, il destino dipende da tutti voi e anche da quello che siamo noi. Noi, vostri fratelli di luce. Vale a dire che se una parte maggiore dell'umanità si risveglia, le tribolazioni annunciate saranno notevolmente ridotte. Quando scoccherà l'ora, vedrete veramente la luce all'opera. Ci teniamo a dirvi che sarà presto. Glielo diciamo? Naturalmente, voi risponderete, sì, sì, sì. E vi diremo, sperate. Traduzione Marina.